Bella, sono Trucio Baldazzi, malato mentale. Oggi vi voglio parlare del fatto del TSO, trattamento sanitario obbligatorio. Io sono stato ricoverato in una villa che non dico nomi e diciamo che sono stato ricoverato una settimana, volontariamente. Diciamo che io sono stato ricoverato per il fatto che io ero sotto stress, nervoso, a casa, diciamo sul fatto della madre di mio padre. Tuttavia, questa situazione mi sono trovato molto in difficoltà, ero molto arrabbiato, ero stressato, non sapevo cosa fare, diciamo, nell'ambito di stare bene, con le terapie andavo così cosà. E diciamo che avevo molta fame nervosa, sul fatto anche del fatto degli psicofarmaci che mi diede un certo psichiatra, così, e diciamo che non ha capito molto bene anche tutta la situazione della fame nervosa, del fatto che io non riuscivo a controllarmi, non sapevo, e piano piano si è proprio aumentato di brutto questa fame nervosa. Adesso sono 143 e mezzo di chili. Anni fa ero 100 chili. Diciamo che in tutti questi anni che è successo di più di tutti questi problemi, psicofarmaci da cambiare, da sistemare, io ho avuto una grossa fame nervosa. Diciamo che là dentro, se è stato ricoverato, non è un gran bel posto comunque, perché lì venivi sedato con le prime volte e poi dopo venivi, se ti davano solo da la colazione, pranzo e cena. E dopo un po', nell'arco della giornata, ti davano la terapia farmacologica. Non c'era niente in cui lì in quella villa di cercare un modo per risolvere questi problemi qui. Diciamo che quella era una casa di cura per cercare di stare meglio possibile, ma là dentro erano tutti messi mali. In realtà erano sugli 87 o gli 88 anni. Io ero l'unico là dentro che non riuscivo nemmeno io come fare a salvarmi. Gli altri erano i miei coetanei, le persone della mia età erano in vacanza, erano in altri posti, diciamo. Io sono finito dentro volontariamente, diciamo, perché non stavo bene per niente. Poi là fuori avevo problemi dei disagi con gli altri ragazzi della mia età. E io sono stato veramente male perché questo fatto qua di avere a che fare con i giovani, il contatto con gli altri e soprattutto avere dei problemi a casa con la madre di mio padre mi ha creato dei grossi disagi. Diciamo da quando è mancato il nonno, diciamo nell'anno 2013, il disagio con la mano di mio padre si è aumentato di brutto fino adesso, dal 2019, e poi soprattutto non si sa quando finirà tutto questo incubo. La mano di mio padre, diciamo che è il problema, me lo disse un medico, professore, che la mano di mio padre è il problema, non è un pensiero. E diciamo che questa cosa è vera, perché questo fatto qua di sentirsi a disagio, dicono che è tutto anche dato dalla psicosi, questa malattia che io sono nato con questa cavolo di psicosi, che è un distacco della realtà, di un fatto che penso delle cose non reali, ma delle cose fuori dalla realtà. Io mi rendo conto che io, avendolo lieve, questa cosa mi ha creato molti disturbi fin da piccolo. Esempio, il fatto che quando una persona mi sta addosso, una persona mi sta talmente attaccata addosso, la cosa mi crea molto disagio, mi crea dei problemi e poi non sto bene psicologicamente, diciamo.
Diciamo che questo fatto qua, fin da piccolo, quando c'era il nonno, non c'erano tutti questi problemi, diciamo, lo faceva come scudo per non avere dei disagi con la mano di mio padre. Il fatto che la mano di mio padre, diciamo, è un punto che mi crea del disagio, che disagio nel fatto nell'uscire, nel fatto di avere contatti con gli altri, nel fatto di conoscere persone nuove. Tuttavia il fatto che io non so come fare a riuscire a distogliere queste cose qua, di non pensare, il fatto mi crea molto disagio nel fatto di adesso vorrei uscire da questo cazzo di cancellino e conoscere persone nuove, vedere gente, ma in realtà la cosa è più brutta, perché questo blocco mentale mi crea un grosso fastidio, è come fossi in un fiume, che io fossi io l'acqua del fiume che scorre e da un tratto arriva un muro che non ferma tutto. L'acqua non riesce più a trascorrere fino a lungo. Diciamo che io mi sento questa chiusura, questa, non so come posso dire, questa chiusura che è un blocco mentale nel fatto delle condizioni che io sto vivendo da anni, da questo fatto qui, da quando è mancato il nonno. E diciamo che è un grosso problema, si è tanto ingigantito. Quando vedo la mano di mio padre, io sto male e comincio a bestemmiare, comincio a strepitare, non sapendo il motivo, perché. Non sapendo il motivo perché, e allora subito questo disagio mi attrae automaticamente e comincio a strepitare, avere delle ire molto più forti che non mi riesco a controllare. Poi, nonostante, sono stato anche di nuovo a TSO nell'anno 2019, che è stato fine maggio. Quella è stata una situazione molto drammatica, questo anno del 2019. Diciamo che ho scambiato giorno con la notte, diciamo, ho fatto inversione giorno con la notte io per trovare delle nuove cose per riuscire a stare bene, diciamo, fare le mie esigenze, fare eccetera eccetera. Diciamo che io ho voluto fare questa prova di dormire di pomeriggio e fare la notte il pomeriggio e stare sveglio tutta notte, per via che io non volevo incrociare la mano di mio padre. Allora, dopo un po', questo fatto di 6 mesi di stare a fare questo inversione giorno con la notte, sono cresciuto altri 20 kg, ero 145 kg e mezzo quando sono andato a fare una visita all'ospedale di Sant'Orsola, roba così. E diciamo che i medici mi hanno sgridato, che erano, e poi io, siccome che tempo fa ero il miglior risultato dell'intervento, diciamo che ero calato molto durante l'operazione allo stomaco, diciamo che io sono stato, eravamo tutti delusi, per causa che io ero arrabbiato di mio nel fatto della reazione scambio giorno con la notte, inversione giorno con la notte, e soprattutto ero molto arrabbiato perché sono cresciuto di peso per causa di quei psicofarmaci che mi hanno aumentato l'appetito. Allora, dopo un po', è stato quel giorno che dovevo andare al centro salute mentale a fare una visita, e ero molto arrabbiato perché, soprattutto, il fatto che ve la faccio breve. Sono andato quella mattina a fare il prelievo del sangue, ero molto ansioso, nervoso, eccetera eccetera, per via che poteva essere in movimento a casa la mano di mio padre.
Poi, nonostante il fatto della visita, ok, così, ho visto la madre di mio padre nell'ingresso. Dopo è scoppiato un finimondo dopo pranzo, che da casa mia arrivare al centro assoluto mentale con mia madre, diciamo, è scoppiato il finimondo, perché ero arrabbiato ai massimi e subito mi hanno fatto ricoverare, preso in ambulanza, portato al TSO pronto soccorso, perché ero molto arrabbiato, dovevamo sistemare questi cavoli di terapia farmacologica in modo per riuscire a stare più tranquillo una settimana. Me l'hanno fatto per un fatto volontariamente, ma mi hanno fatto una pera di tranquillante. E poi ovviamente ero molto super agitato là dentro, c'erano due psichiatri, io e mia madre soprattutto, che non sapeva come fare. E io sono stato una settimana là dentro, che non è stato un gran bel posto, perché anche lì è stato peggio. Vedevo la gente schizzata ai massimi, tipo me, che non per altri motivi, io per la mia psicosi e per un fatto che io sono così dalla psicosi da quando sono nato. Soprattutto vedevo anche la gente legata nei letti che strepitava, eccetera eccetera. Io ero sì normale, così, però era stato un brutto posto. Comunque non è un gran bel posto il trattamento sanitario obbligatorio. Io lo dico perché il nome della definizione malato mentale, perché io ho un problema mentale, diciamo una malattia mentale, che è la psicosi. Bella a tutti i miei fans, soprattutto haters che di anni fa, che poi adesso si sono trasformati in fans, ammiratori. Voglio dirvi a tutti voi, mai più TSO, trattamento sanitario obbligatorio, solo farmaci che possono fare stare meglio, bene, soprattutto cercare di reagire. Turcio Baldazzi, malato mentale, bella.